L'elastico è importantissimo per il nostro bootcamp. Leghiamo le caviglie. Con l'elastico veramente avrai tantissimi risultati in pochissimo tempo, perché l'elastico è una giusta resistenza per i glutei. I glutei, ricordate, per queste bootcamp è necessario avere resistenza, perché i glutei sono un gran gruppo. Ok, cominciamo a toccare indietro e proprio tiene le gambe parallele. E l'elastico deve stare sempre in tensione, ok? Facciamo un bellissimo fiocco, perché è facile poi sciogliere l'elastico quando abbiamo finito il nostro allenamento. Allora, bootcamp vuol dire 30 giorni, esercizi tutti i giorni per dedicare i nostri glutei. Vedrai cambiamenti radicali nella forma dei vostri glutei, sentirai i pantaloni che cambiano proprio in modo di fare il loro fitting. Vedrai che i jeans, anziché stringere in punto dove non volete, cominciano a stringere nelle punte giusti. Però ricordate anche che quello che ci permettono i glutei sempre è la costanza. Ecco perché 30 giorni, ecco perché tanti esercizi, ecco perché lo sto facendo con voi. Perché comunque dopo 40-45 anni i glutei si svuotano e vedrai proprio il gluteo, che specialmente il gran gluteo, che proprio appiattisce. Come possiamo combattere contro questo? Niente, alleniamoci. Allora, altre cose per bootcamp: fondamentale è il nostro elastico, ok? Per il momento, se non c'è l'elastico in casa, potete usare un paio di collant, magari vecchie, allegri, usare come un elastico provvisorio, però comprati l'elastico, insomma è molto importante. Lo potete trovare anche sul nostro sito, ok, cosport.com, ok, se avete bisogno di un elastico bello duro come quello che ho io, che è uno 0.5, che è bello teso. Ricordate che il glute è un gran gruppo, che vuol dire ha bisogno di tante resistenze per avere i risultati seri, ok. Continuiamo. 8 7 6 5 4 3 2, touch back, ultime 8 7 6 5 4 3 2, and relax. Altro esercizio di bootcamp fatto, passiamo sul prossimo esercizio. Mi raccomando, voglio vederti domani, dopodomani, ogni giorno insieme, per avere i glutei più tosti al nostro bootcamp di Jill Cooper. Uno fondo è sempre eccellente per il lato B. Allora portiamo le gambe destre in avanti, ok, scendiamo a piombo, ok, proprio giù, 2 3 e 4. Adesso quando scendo giù sto calcolando, cioè concentrando sul tallone sotto di me, ok, anche di poco a poco, anche, ok, appoggio tutto il peso sulle gambe anteriore, ok, non quella posteriore, concentri tutto il lavoro davanti. Continuiamo, facciamo 8 7 6 5 4, occhio, 3 2, cambio, ok, concentrando sul tallone, ok, ginocchio sotto il tallone, leggermente ancheggiata, vedi, leggermente ancheggiata, ok, e spingi verso basso, non verso alto, sto spingendo giù, 2 3 4 5 6, pronti, cambio, e 8 7 6 5 4 3 2, cambio, 8 7 6 5, spingo giù, 2 3, cambio, 8 7 6 5 4 3, ricordi sempre verso basso, e vai, tallone, 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 spingo giù, 2 3, cambio, 1 2 3 4 5 6 7, cambio, 8 7 6 5 4 3 2, cambio, e 8 7 6 5 4 3 2, cambio, 8 7 6 5 4 3 2, and stop. A fondi fanno sempre molto bene i nostri glutei, e passiamo sul nostro prossimo esercizio. Altro esercizio di bootcamp, di nuovo leghiamo le nostre caviglie belle strette, non troppo strette, devi avere abbastanza elasticità. Fate un bel fiocco e cominciamo a fare il passo del granchio, ok? Ricordate che il punto delle piedi deve rimanere frontali, ok? Adesso qui potresti sentire un po' sulle ginocchia, allora è importante di non divaricare le punte, tutto rimane, diciamo, frontale e parallelo, ok? Vai, vai, ancora, vai, vai,
proprio laterale, questo ci aiuta l'esterno cosce, gran gluteo, continui e spingo, vai, continui, oh yeah, vai, laterale, vai, laterale. Questi le senti tantissimo, mi piace tantissimo così, proprio per modellare esterna coscia. Il nostro bootcamp è un bel allenamento insieme, mi raccomando, tutti i giorni fate questi allenamenti dedicato al, che cosa? Lato B, ecco perché si chiama bootcamp, sì. Continui, andiamo, continui, continui. Andiamo, la facciamo altro 8, altre 7, 6, 5, 4, 3, 2 e stop. L'hai sentito, no? Bellissimo allenamento, ti aspetto al prossimo esercizio del nostro bootcamp. L'elastico è importantissimo per il nostro bootcamp. Leghiamo le caviglie, con l'elastico veramente avrai tantissimi risultati in pochissimo tempo, perché l'elastico è una giusta resistenza per i glutei. I glutei, ricordate, per questo bootcamp è necessario avere resistenza, perché i glutei sono un gran gruppo. Ok, cominciamo a toccare indietro e proprio tiene le gambe parallele e l'elastico deve stare sempre in tensione, ok? Facciamo, un bellissimo fiocco, perché è facile poi sciogliere l'elastico quando abbiamo finito il nostro allenamento. Allora, bootcamp vuol dire 30 giorni, esercizi tutti i giorni per dedicare i nostri glutei, vedrai cambiamenti radicali nella forma dei vostri glutei, sentirai i pantaloni che cambiano proprio in modo di fare il loro fitting, vedrai che i jeans, anziché stringere in punto dove non volete, comincia a stringere nelle punte giusti. Però ricordate anche che quello che ci permettono i glutei sempre è la costanza. Ecco perché 30 giorni, ecco perché tanti esercizi, ecco perché lo sto facendo con voi. Perché comunque dopo 40-45 anni i glutei si svuotano e vedrai proprio il gluteo, che specialmente il gran gluteo, che proprio appiattisce. Come possiamo combattere contro questo? Niente, alleniamoci. Allora, altre cose per bootcamp fondamentale è il nostro elastico, ok? Per il momento, se non c'è l'elastico in casa, potete usare un paio di collant, magari vecchie, allegri, usalo come un elastico provvisorio, però comprati l'elastico, insomma è molto importante, lo potete trovare anche sul nostro sito, ok, cosport.com, ok, se avete bisogno di un elastico bello duro come quello che ho io, che è uno 0.5, che è bello teso, ricordate che il glute è un gran gruppo, che vuol dire ha bisogno di tante resistenze per avere i risultati seri, ok, continuiamo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, touch back, ultime 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Altro esercizio di bootcamp fatto, passiamo sul prossimo esercizio, mi raccomando, voglio vederti domani, 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 dopodomani, ogni giorno insieme per avere i glutei più tosti al nostro bootcamp di Jill Cooper. Uno fondo è sempre eccellente per il lato B, allora portiamo la gamba destra in avanti, ok, scendiamo a piombo, ok, proprio giù, 2, 3 e 4. Adesso quando scendo giù sto calcolando, cioè concentrando sul tallone sotto di me, ok? Anche lì poco poco anche, ok? Appoggio tutto il peso sulle gambe anteriore, ok? Non quella posteriore, concentri tutto il lavoro davanti. Continuiamo, facciamo 8, 7, 6, 5, 4, occhio, 3, 2, cambio, ok? Concentrando sul tallone, ok? Ginocchio sotto il tallone, leggermente ancheggiata, vedi, leggermente ancheggiata, ok? E spingi verso basso, non verso alto, sto spingendo giù, 2, 3, 4, 5, 6, pronti, cambio, e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, 8, 7, 6, 5, spingo giù, 2, 3, cambio, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ricordi, sempre verso basso, e vai, tallone, 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 spingo giù, 2, 3, cambio, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, cambio, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and stop. A fondi fanno sempre molto bene i nostri glutei e passiamo sul nostro prossimo esercizio. Altro esercizio di booty camp, di nuovo leghiamo le nostre caviglie belle, strette, non troppo strette, devi avere abbastanza elasticità, fate un bel fiocco e cominciamo a fare il passo del granchio, ok? Ricordate che il punto delle piedi deve rimanere frontali, ok? Adesso qui potresti sentire un po' sulle ginocchia, allora è importante di non divaricare le punte, tutto rimane, diciamo, frontale e parallelo, ok? Vai, vai, ancora, vai, vai, proprio laterale, questo ci aiuta l'esterno cosce, gran gluteo, continui e spingo, vai, continui, oh yeah. Vai, laterale, vai, laterale. Questi le senti tantissimo, mi piace tantissimo così, proprio per modellare esterna coscia, il nostro booty camp è un bel allenamento insieme, mi raccomando, tutti i giorni fate questi allenamenti dedicato al, che cosa? Lato B, ecco perché si chiama booty camp, sì. Continui, andiamo, continui. Andiamo, la facciamo altro 8. Altre 7, 6, 5, 4, 3, 2 e stop. L'hai sentito, no? Bellissimo allenamento, ti aspetto al prossimo esercizio del nostro booty camp.